Grazie per essere intervenuti. Dobbiamo rompere le indugi e correre un pochino più veloce del previsto. Io faccio semplicemente una brevissima introduzione per ringraziare a mia volta Brian che sta andando via nel frattempo. Sicuramente abbiamo avuto l'occasione di partecipare alla prima edizione che è stata l'anno scorso, che è durata addirittura 4 giornate. So che ci sono state varie vicende, per cui in questa occasione è stata così condensata in questa giornata domenicale. Ci siamo venuti più che volentieri perché non c'è parso vero di inserirci in un ambito che parla di dialogo e cooperazione interreligiosa, anzi noi abbiamo vedete nel banner qui dietro, abbiamo aggiunto al concetto di dialogo il concetto di cooperazione. Perché crediamo che oltre il dialogo che serve per conoscersi e avvicinarsi, serve proprio sviluppare insieme delle progettualità e delle azioni anche concrete, perché possono essere la migliore testimonianza, diciamo, per la gente. Stamattina nelle relazioni di presentazione si parlava proprio di questo, che il dialogo in qualche modo fino ad oggi, fino all'altro ieri, è stato appannaggio, diciamo, di un'elite, cioè di coloro che erano rappresentanti delle fedi. Loro stessi ci hanno detto stamattina che in realtà questo concetto dovrebbe appartenere alla gente. Ecco, secondo noi il concetto di cooperazione, di sviluppare progettualità è quello che può toccare il cuore della gente, è quello che può fare da testimonianza molto più vera e concreta se fatta insieme in comunanza delle fedi. La visione che l'UPF propone in un cammino di pace sta proprio nel presupposto che, uso la parola Dio, ma potremmo usarla in qualsiasi altra, ma questa origine creatrice è l'origine comune per tutta l'umanità. Io personalmente mi sento di dire che è la prima, Dio è il primo, è la prima entità che desidera profondamente dialogo e cooperazione, perché crediamo che il corso della storia mostra il lavoro di Dio proprio attraverso le fedi, per portarle insieme, per portarle a un compimento e a una costruzione comune. Questo, diciamo, un po' è il senso diciamo, dell'attività dell'UPF. Oggi abbiamo l'occasione di avere vari tipi di interventi. Il primo è di Giuseppe Calì, presidente onorario dell'UPF Italia, che così ci tratterà, approfondirà maggiormente il senso e il significato della visione che l'UPF promuove proprio dal punto di vista della cooperazione interreligiosa. Dopodiché si alterranno le varie altre figure, ma le presenterò mano a mano. Vi ringrazio davvero perché la vostra presenza onora questo incontro e vi dà il senso, e ringrazio anche i relatori innanzitutto, in primis, che sono stati con noi a vivere questo breve momento. Grazie a tutti. Grazie, buongiorno a tutti. Mi trovo a improvvisare un po', ho preparato una presentazione PowerPoint perché ci sono delle cose che sarebbe stato utile leggere insieme, però diciamo che i contenuti cercherò di mantenere comunque gli stessi contenuti. Fate un attimo di attenzione in più, mi dispiace per farvi fare questo sforzo in più per seguire le mie letture invece che leggere insieme, sarebbe stato molto meglio. Allora, la missione dell'UPF, Universal Peace Federation, anzitutto è un'organizzazione che nasce su base, nasce abbastanza recentemente, diciamo nel 2005, ma su base di lavoro trentennale di dialogo interreligioso, almeno dall'International Interreligious Federation for World Peace, dall'International Interreligious Federation, cioè tante altre organizzazioni che l'hanno preceduta, da cui è ereditata questa base, questa grande fondazione, questo grande bacino di interreligiosità che è stato utile molto spesso per intervenire anche in casi di conflitto. Abbiamo tantissime attività, mi ha fatto piacere sapere che la prossima riunione di questo tipo sarà fatta a Gerusalemme, noi abbiamo fatto almeno 10 missioni a Gerusalemme, in cui siamo intervenuti dalle 300 personalità, persone di tutte le religioni del mondo fino alle 3.000 addirittura, con marce della pace, manifestazioni, eccetera, eccetera, quindi è una città che è speciale da questo punto di vista. È un luogo veramente benedetto per il lavoro interreligioso, posso dire, da cui può partire veramente un'onda di pace notevole nel mondo per il suo significato storico e spirituale. La Federazione Universale per la Pace è un'alleanza di individui e organizzazioni dedicate a costruire un mondo di pace in cui tutti gli uomini possono vivere in libertà, armonia, cooperazione e prosperità.
Quindi il nostro obiettivo è quello di generare non solo il dialogo in sé, una cosa che io avrei chiesto volentieri nella sessione precedente agli esponenti interreligiosi che hanno preceduto, era proprio questo, loro parlano molto, mettono molta enfasi sul dialogo, io sono d'accordissimo, il dialogo è importante, ma se il dialogo finisce lì e non costruisce poi progettualità e diventa solo una facciata senza conseguenze importanti, se non nel cuore delle persone che partecipano. Noi vogliamo portare un cambiamento anche addirittura nelle Nazioni Unite, nella coscienza delle persone, dell'importanza della armonizzazione delle differenze, che è molto importante, che è una questione quotidiana, non è una questione solo di dialoghi ad alti livelli, questo è stato detto anche precedentemente. Principi fondanti dell'UPF, e qui ne cito quattro che sono secondo noi un po' una linea guida: centralità del rapporto con Dio e della spiritualità nella vita dell'uomo. Quindi noi crediamo nell'essenza spirituale, quindi nella importanza di dedicare dello spazio a questa ricerca della nostra vera identità spirituale. Poi centralità della famiglia e dell'educazione, puntiamo molto sull'educazione, soprattutto dei giovani, amore per il prossimo e responsabilità sociale, cioè cerchiamo di trovare anche canali sociali sui quali appunto incanalare questo nostro tentativo di armonizzazione, di integrazione, di collaborazione per realizzare una società migliore. Poi armonia e cooperazione interreligiosa per la pace. Voi sapete che oggi la società è divisa, però spaccata in due, non so numericamente se sia spaccata in due, ma sicuramente ideologicamente spaccata in due. Quelli che considerano le religioni un problema enorme, quindi vanno verso una spiritualità molto, anche molto, forse più ampia, ma a volte spesso vaga, che non porta poi a concretezza, e quelli che considerano la religione ancora fondamentale, però alla fine cosa fanno? Si chiudono nella propria fede e chiudono le porte. Quando si chiude una porta per proteggersi, alla fine si chiude una porta anche a se stessi, non si può uscire fuori, la porta è sempre in due direzioni, quindi non c'è possibilità di dialogo vero. Allora, può esistere una via religiosa per la soluzione ai problemi sociali? Sono le religioni veramente un vantaggio per la risoluzione ai problemi sociali? Questa è una questione importante. Guarda, io parto un po' da lontano. Leggo la frase di un personaggio che ha creato un cambiamento enorme e ha generato una corrente filosofica e ideologica molto forte antireligiosa, che è Feuerbach. Feuerbach dice, quello che nell'essenza del cristianesimo, dice quello che nella religione è ritenuto primario, cioè Dio, in verità in realtà, come ho già dimostrato, è secondario. Dio infatti non è che l'essenza dell'uomo proiettata. Quello che nella religione è considerato secondario, cioè l'uomo, deve essere proclamato primario e riconosciuto primario. Il Dio dell'uomo è l'uomo, questa è la legge suprema dell'etica, è la svolta nella storia mondiale. Sembrerebbe una frase di due secoli fa, insomma, ma non è, e invece è attualissima, perché c'è una forte corrente di pensiero oggi che dice che non abbiamo più bisogno, non solo delle religioni, ma di Dio stesso. Dobbiamo concentrarci sull'uomo, sui suoi bisogni, eccetera, eccetera. Ovviamente io non sono d'accordo su questo. Dio è una questione fondamentale alla quale bisogna trovare la risposta. Ovviamente non possiamo svelare tutti i misteri della trascendenza di Dio, ma possiamo veramente capire che è un essere vivente con il quale noi abbiamo la possibilità di dialogare, perché il dialogo interreligioso parte dal dialogo con Dio. Senza di questo, senza il dialogo con la trascendenza, il dialogo interreligioso non ha, quasi che non avesse, perdesse le sue basi, le sue fondamenta. Papa Benedetto XVI ha detto una volta questo: una cultura veramente positivista che rimuovesse nel campo soggettivo, come non scientifica, la domanda circa Dio, sarebbe la capitolazione della ragione, la rinuncia alle sue possibilità più alte, quindi un tracollo dell'umanesimo, le cui conseguenze non potrebbero essere che gravi. Cioè, relegare Dio in un ambito essenzialmente, sostanzialmente privato, personale, e non porsi questa questione a livello sociale, scientifico vuol dire sociale, pedagogico, psicologico, eccetera, eccetera, vuol dire rinunciare a una parte della nostra, delle possibilità che noi abbiamo, parte delle nostre possibilità umane. Il cardinale Tauran gli fa un po' eco dicendo: la ricerca di Dio e la disponibilità ad ascoltarlo restano ancora oggi il fondamento di qualsiasi cultura vera. Il dialogo interreligioso non può riposare su una base di ignoranza globale. Noi abbiamo delle radici, dobbiamo conservare il patrimonio umano e spirituale che ci ha modellati.
Abbiamo un ruolo da svolgere dal momento che tanti giovani sono eredi senza eredità e costruttori senza modello. Cosa dice lui? Dice che abbiamo dei punti di riferimento che ci vengono dal passato. Sono questionable, vanno visti anche con senso critico, se vogliamo, ma non possono essere tagliati di sana pianta, perché dalle tradizioni religiose viene una saggezza di cui oggi abbiamo bisogno per creare modelli anche per il futuro. Vanno un po', diciamo, purificati di tutte quegli aspetti che hanno creato problematiche. Ormai abbiamo una certa maturità anche storica, per cui possiamo, è un'operazione possibilissima da fare. Però l'ignoranza, cioè l'ignoranza nel senso non solo dal punto di vista educativo, formativo, dal punto di vista universitario, ma l'ignoranza nel senso di ignorare le radici da cui noi proveniamo, non può generare una nuova società, non può generare dei modelli. Allora, si parte, su questo io accenno soltanto qualcosa, si parte quindi da questa pace fondamentale. Vogliamo creare la pace del mondo, ma la pace fondamentale deve essere quella tra umano e divino, tra materiale e spirituale, tra trascendente e immanente, da lì che bisogna partire. Quindi non dall'ignorare la questione di Dio, non dall'ignorare la spiritualità innata nell'uomo, noi siamo uomini in quanto dotati anche di questa essenza speciale che ci rende in un certo modo anche diversi dal resto della creazione. Magari, ecco, che su questo poi ci sarebbero tante, però dobbiamo partire dalla chiarificazione di alcuni principi fondamentali che sono comuni, secondo me, e secondo gli studi che noi facciamo da anni. Abbiamo anche pubblicato due edizioni di un testo che si chiama World Scripture, che sono le scritture mondiali, è un'antologia comparativa delle religioni del mondo, dove ogni tematica viene vista citando semplicemente i testi sacri, quello che dicono i testi sacri riguardo a quella problematica. E lì ci si accorge di un patrimonio comune enorme, di enorme valore nel buddismo, perché molte volte si mette enfasi sulle differenze che ci sono, ovviamente, ma se andiamo alla radice, ci sono molte cose comuni. Quindi questa antologia comparativa mette enfasi su queste basi comuni che ci sono, o come minimo possono servire, questa conoscenza può servire per un dialogo informato, non un dialogo come dico, ti dico la mia, tu dici la tua, poi ognuno va per conto suo e finisce lì, no? Quindi una riaffermazione dei valori esistenziali. Noi vorremmo, ci piacerebbe molto, anche attraverso il vostro, attraverso il dialogo interreligioso, arrivare a una carta universale dei valori fondamentali dell'esistenza, riconosciuta da tutte le culture, da tutte le religioni, in modo che possiamo avere una base comune, minima, un minimo comune denominatore, come si dice, da cui partire, no? Da questo dovrebbe nascere una progettualità sociale coerente, basata anche sul sistema familiare, perché la famiglia è una delle cose comuni a tutte le civiltà. Una ridefinizione del rapporto tra spirito e attività umane, la scienza, la politica, l'economia, l'arte, lo sport, hanno bisogno di spiritualità o no? Noi sosteniamo di sì. E quindi come? In quali termini? L'educazione quindi allargata ai valori spirituali, un'educazione interreligiosa, interdisciplinare, interculturale. E consideriamo il dialogo e la cooperazione tra le fedi come un esempio dell'armonia tra uomo e Dio, che poi si estende all'armonia tra gli uomini. Ferdinand Buisson, nel 1905, pedagogo e premio Nobel, disse: per l'educazione di un bambino che deve diventare uomo è bene che sia di volta in volta messo a contatto con i versetti appassionati dei profeti di Israele e con i filosofi greci, che abbia conosciuto e sentito qualcosa della città antica. Sarà bene che gli si facciano conoscere e ascoltare le più belle pagine del Vangelo, come pure quelle di Marco Aurelio, che abbia sfogliato tutte le Bibbie dell'umanità, che gli si faccia attraversare, non con pregiudizio e con spirito critico, ma con calorosa simpatia, tutte le forme di civiltà che si sono succedute. Ciò che risulterà da questo studio non sarà il disprezzo, l'odio, l'intolleranza, al contrario, sarà una profonda simpatia, un'ammirazione rispettosa per tutte le manifestazioni del pensiero incessantemente in cammino verso un ideale incessantemente in crescita. Quindi lui propone nel 1905, pensate, tanto una cosa attualissima, l'educazione dei nostri giovani a un'apertura mentale che gli permetta di conoscere la bellezza delle altre civiltà e non le problematiche, non affrontare le problematiche, ma prima di almeno le problematiche le affronterà ogni individuo man mano che cresce, entrerà nel mondo del lavoro, eccetera, eccetera. Ma prima deve avere delle basi, avendo scoperto la bellezza delle altre culture, o anche della propria cultura, anche della non imposta, ma proprio un ampio respiro. Questo sarebbe molto bello che si potesse fare una cosa del genere. Il reverendo Munch, che è fondatore dell'UPF, nella sua autobiografia dice: le filosofie e i metodi dell'educazione che ci hanno dominato finora devono essere cambiati.
perché possano contribuire al raggiungimento delle mete comuni dell'umanità. Il ruolo dei religiosi è ancora più importante. Piuttosto che scorrere teorie complicate e affermare la superiorità della propria fede, essi devono infondere nei propri studenti la saggezza che li porti ad amare l'umanità e a edificare un mondo di pace. Devono insegnare il principio della negazione di sé. Non possiamo aspettarci un futuro di felicità per il genere umano. Se non ci impegniamo in prima linea nell'insegnare ai nostri discendenti i principi della pace, in definitiva l'umanità è fatta tutta di fratelli e sorelle del mondo di famiglia. Quindi lui propone una spiritualità da insegnare ai giovani che parta dal riconoscere la presenza del divino in sé, che è comune a tutte le culture, a tutte le religioni, a tutte le fedi. Ecco perché noi puntiamo molto sull'educazione, chiamiamo educazione del carattere. Educazione del carattere. Adesso qua salto alcune cose. Allora, voglio affrontare molto brevemente un argomento, proprio in 5 minuti ancora, prima di arrivare a concludere, che sono le basi della spiritualità, quelle che possono essere considerate basi abbastanza universali, le basi della mistica, se vogliamo, ma in particolare della spiritualità. L'anima per i mistici, in particolare per... io faccio riferimento adesso a Meister Eckhart, è il luogo dell'incontro con Dio, in cui non esiste l'uomo e Dio, non esistono l'uomo e Dio, ma è un unico che trascende l'uomo come Dio. L'anima ha una sola vita con Dio, questa è la vera conoscenza di Dio. Conoscere Dio significa sperimentarlo, ossia viverlo totalmente. Un vero dialogo interreligioso parte dall'esperienza con Dio. Ancora qui insisto su questo, e Meister Eckhart dice che questa conoscenza di Dio non può essere una conoscenza intellettuale, perché dove poi il dialogo interreligioso diventa intellettuale, perché le persone di cui gli attori di questo dialogo molto spesso usano il cervello piuttosto che usare la loro fede, piuttosto che usare la loro esperienza personale di questo incontro, dove tu quando incontri Dio capisci che è un Dio universale, che è il genitore di tutti. Quando predico sono solito parlare del distacco, di come l'uomo debba essere libero da se stesso e da tutte le cose, poiché lui poi che l'uomo deve essere nuovamente conformato al bene semplice che è Dio. In terzo luogo che si ricordi della grande nobiltà che Dio ha posto nell'anima, in modo da giungere in modo meraviglioso fino a Dio. C'è un grande teologo, filosofo, che è morto tra l'altro recentemente, penso nel 2010 se non sbaglio, che è Panca. Non so quanti di voi abbiano avuto, probabilmente molti di voi sanno di chi sto parlando, e lui ha fondato una strada per lo sviluppo della spiritualità, che qui viene riassunta in questa diapositiva che voi non potete vedere, che è molto bello, un cerchio, dove c'è il nome Elmira. Elmira è un nome di donna, no? Ed è un nome di donna in realtà. Questo Elmira, lui dice che per arrivare all'essenza, per arrivare alla radice, c'è un percorso da fare. Questo percorso è fatto di esperienza, e adesso te lo riassumo, esperienza, lingua, quindi linguaggio, memoria, interpretazione, ricezione, attualizzazione e poi viene l'essenza. Quindi indica il fatto che per arrivare a una vera conoscenza c'è una disciplina, non ci si arriva casualmente, o almeno casualmente possiamo avere l'esperienza spirituale, casualmente tra virgolette. Qualcuno che sente la chiamata, tanti di noi nella loro vita hanno sperimentato questa chiamata, però poi per coltivare, perché da questa chiamata si arrivi all'attualizzazione, cioè a una vita coerente con questa chiamata, con questa esperienza che si è avuta, ci vuole un percorso di disciplina, fatta di stadi successivi, fatta di una crescita progressiva. Martin Buber diceva: Israele professa che i due mondi sono in verità uno solo e devono diventare uno solo in tutta la realtà. Nella loro intima verità i due mondi sono uno solo, si sono semplicemente separati, per così dire, i due mondi spirituale e umano, diciamo così, trascendente e immanente, ma devono ridiventare l'unità che sono nella loro intima verità. E l'uomo è stato creato proprio perché riunisca i due mondi. Egli opera a favore di questa unità mediante una vita santa. Dostoevsky dice una cosa anche molto bella, mi dispiace non poter cerco di leggerla lentamente perché è molto bella. Amate tutta la creazione divina nel suo insieme e in ogni granello di sabbia. Amate le piante, amate ogni cosa. Se amerai tutte le cose, coglierai in esse il mistero di Dio. Contolo una volta, comincerai a conoscerlo senza posa ogni giorno di più e più profondamente.
e finirai per amare tutto il mondo di un amore ormai totale e universale. Quindi è una chiamata all'amore alla fine. Quando si arriva a parlare quindi di dialogo interreligioso, io credo che al di là di tutto quello che già sappiamo, perché è una cosa ormai stabilita da tanto tempo, il dialogo interreligioso è stata una chiamata che l'uomo ha sentito da sempre, no? Però non si può fare, il vero dialogo deve partire proprio dalla scoperta di questo amore per l'universo, per il cosmos. Un dialogo senza amore, un amore cosmico, di qualità cosmica, non può essere un vero dialogo, diventa un confronto intellettuale secondo me abbastanza sterile. Cioè, magari può entusiasmare alcune persone che studiano, può entusiasmare il professore, ma non può generare una nuova civiltà, che è quello che noi veramente vogliamo arrivare. Cioè, il dialogo fine a se stesso non ha senso. Il dialogo deve essere generatore di nuova vita, di pace, deve essere generatore di pace tra l'uomo e Dio e di pace tra gli uomini, e generare quindi una nuova civiltà. Questa è la nostra intenzione, perché abbiamo investito tanto, da tanti anni, in tutte le parti del mondo, per questo dialogo interreligioso. Concludo dicendo questo. Io come esperienza personale, e questo lo racconto sempre, ma non mi stanco di raccontarlo, perché la mia vita è cambiata tante volte. Ho avuto da quando sono bambino, ho avuto tante esperienze che hanno cambiato la mia vita, ho sperimentato tante vite. Mi ritengo fortunato per questo. Una delle volte in cui la mia vita è cambiata è stata una di queste missioni a Gerusalemme. Eravamo in tantissimi, penso 2-3 mila persone. Abbiamo visitato i luoghi principali del culto di tutte le fedi presenti a Gerusalemme, che sono soprattutto le 3 fedi principali, e tutto si è concluso poi nel Parco della Pace, dove abbiamo cantato tutti insieme, c'erano tutte presenti tutte le regioni del mondo. Abbiamo quello che secondo me è stata un'esperienza con lo Spirito Santo. Lì ho capito veramente che Dio è felice e l'universo è felice quando ci vede insieme come fratelli e sorelle. Quando accanto a me c'erano da una parte persone con il saio dei buddisti e altri, c'avevo un gruppo di francescani dall'altra parte, e cantando ci siamo abbracciati tutti come se facessimo parte di un'unica famiglia, non ci conoscevamo nemmeno. E in questa esperienza, arrivato a un certo punto, c'è stata la scrittura della una dichiarazione chiamata Dichiarazione di Gerusalemme di pace tra le 3 grandi fedi, a cui poi hanno fermato però anche personaggi di tutte le altre fedi. Di conseguenza sono centinaia di firme su questa dichiarazione. È stata letta la dichiarazione e hanno firmato in tanti, però non tutti. Arrivato a un certo punto c'era una parte di questa grande assemblea di persone che era riluttante a firmare questa dichiarazione, non si capiva bene perché. Soprattutto io vedevo i rabbini che erano in prima fila, che erano un po' riluttanti a firmare, perché c'è un po' di diffidenza, c'è molta diffidenza, non un po'. Questa dichiarazione era molto impegnativa, chiedeva alle persone di tutte le fedi di cooperare da quel momento in poi, di rinunciare alla violenza, di rinunciare all'ostilità e di mettersi insieme, tirarsi sulle maniche e lavorare coerentemente e alacremente per la realizzazione della pace, non solo a Gerusalemme ma nel mondo, e c'erano personaggi religiosi che venivano dall'America, da tutte le parti. Quindi alcuni l'hanno firmata, altri non se la sentivano, se non che è andato sul palco un signore ebreo e ha fatto un bellissimo discorso che ha colpito tutti. Lui ha detto: poco tempo fa io ho perso mio figlio in un attentato terroristico, era sull'autobus e stava andando a scuola. Voi non potete capire il dolore di un genitore che deve seppellire il proprio figlio giovane. Non credo ci sia dolore al mondo più grande di questo. E io e mia moglie abbiamo pianto tanto questo nostro figlio, morto in modo assurdo, andando a scuola sull'autobus è esplosa una bomba. Ma quando io e mia moglie abbiamo superato la prima fase del dolore, abbiamo pensato che non potevamo vivere con questo dolore così forte, dovevamo reagire in maniera da ritrovare la speranza e il senso della nostra vita, e abbiamo deciso di donare gli organi di nostro figlio per salvare qualcun altro bambino, e abbiamo scelto un bambino palestinese. Abbiamo pianto tutti, ovviamente, vi potete immaginare la commozione che ha generato, al che quando lui ha dato in lacrime questa e ha commosso tutti con questa sua testimonianza, tra l'altro con la moglie hanno fondato un'organizzazione
di dialogo e di collaborazione tra bambini, di educativa tra bambini palestinesi e israeliani, hanno sentito la chiamata a questa esperienza dolorosa, può dare il via a qualcosa di nuovo, di grande, e loro con questo desiderio hanno dato questa testimonianza, hanno iniziato questo loro nuovo percorso. Se non che è andato sul palco un rabbino più anziano di tutti e ha detto: io firmo questa dichiarazione di pace adesso, e tutti voi che non avete ancora firmati, adesso vi alzate e venite a firmare anche voi. Tutti si sono alzati e sono andati a firmare la dichiarazione di pace. Queste sono le esperienze. Quando io vi dico che il dialogo non è semplicemente parlare di cosa tu credi e cosa io credo, vuol dire trasmettere un'esperienza con Dio, trasmettere un'esperienza d'amore così grande da abbracciare l'umanità al di là delle razze, delle culture, delle fedi. Questo è il vero dialogo, e a questo io vi chiamo e vi chiedo di creare veramente un fronte di persone capaci di vivere con questo ideale, anche con tutti i limiti che abbiamo, organizzativi, personali, eccetera, eccetera, per dare al mondo una speranza nuova. Questa è la chiamata, secondo me, del nuovo millennio. Senza questo non ci potrà essere pace. Vi ringrazio. Grazie molte Giuseppe per questo approfondimento. Chiedo gentilmente intanto di fare il cambio di sedia, perché sì, questo tavolo non contiene più di tre. Sì, sì, sì. Invito Stefania Grossi intanto in questo momento, ma volevo, forse qualcuno avrà notato che ci sono dei bicchieri pieni d'acqua. In realtà, per come, insomma, ci sono le bottigline e ciascuno beve, questi qui non sono così a caso. Li abbiamo messi perché volevamo suggellare un po' questo momento, che è un momento che porta il tema della spiritualità, ma porta il tema della cooperazione e del lavorare insieme. È una cerimonia simbolica che abitualmente come OPF facciamo in quelle circostanze dove desideriamo si possa creare davvero un clima significativo e un seme reale e concreto di progettualità. L'acqua è simbolo di vita. Il primo elemento che Dio ha creato è stata l'acqua, ma è anche simbolo di purificazione e di tante altre cose. Senza l'acqua non esiste la vita. Allora, quest'acqua l'abbiamo messa qui perché, tra l'altro, forse qualcuno avrà sentito parlare di tanti esperimenti fatti sull'acqua. Quando ci sono elementi positivi, l'acqua viene, come dire, gelata, e i cristalli formano certe forme. Se ci sono elementi negativi, ci sono altre forme di cristallo, qualcuno avrà saputo. È incredibile cosa succede all'elemento acqua rispetto alla positività o negatività che viene trasmessa. Ecco, siccome oggi era, credo sicuramente, un momento positivo, quest'acqua servirà dopo così queste esposizioni, tutto quello che verrà condiviso, ogni rappresentante delle varie fedi sarà chiamato a versare insieme quest'acqua che è separata, ma a un certo punto si unisce insieme in quest'unico spirito, un po' come quello che tracciava Giuseppe Calì in questa esposizione. È solo un simbolo, poi l'acqua la useremo, innaffieremo qualche pianta che ci sarà qui intorno magari, ma è qualcosa che possiamo portarci anche nel cuore. Dicendo questo, lascio una battuta, un flash, e ringrazio Stefania Grossi che ha accettato il nostro invito di essere qui con noi, un'amica di UPF, e, perché ha delle cose carine. È attrice teatro-terapeuta, si occupa di questo, ma che significa anche, è una formatrice tra l'altro, sì. E questo l'ho scoperto davvero con piacere. E, io mi sono scritto qui, lei racconta delle storie per nutrire il cuore del pianeta, ma lascio a lei continuare. Allora, io sarò velocissima, nel senso che mentre sentivo l'intervento precedente, poi quando sono in queste situazioni mi domando sempre se sono fuori luogo oppure no. In realtà il mio modo di dialogare e di dialogare sulla spiritualità è il teatro. È un modo per comunicare, e il mio modo è mettere nel dialogo teatrale la ricerca della spiritualità, e quindi dai bambini in poi io vi racconterò una storia a pezzi, così romperò un pochino, che è uno degli spettacoli che io porto in giro, che si chiama La rana Giacomina alla ricerca del pianeta perduto. Quindi vi chiederò di essere un po' dei bambini oggi,
la sintetizzerò tantissimo, perché uno spettacolo non può essere raccontato in poco tempo, ma vi dico solo che c'era una volta una rana che viveva in uno stagno bellissimo, dove l'acqua era pulita. E un giorno, un terribile giorno, viene costruita sulle rive di questo stagno una fabbrica chimica. E quindi si diffonde la notizia che tutto sarebbe morto in quell'acqua. E tutti gli abitanti dello stagno si disperano, non sanno cosa fare, cadono in depressione, chi si ammala, prima ancora che i veleni inquinassero l'acqua. Ma Giacomina era una rana giovane, ancora innocente, ancora pura, e decide che no, non mi fermo qua, non morirò, ma andrò alla ricerca di un nuovo pianeta, di un nuovo spazio dove vivere bene, anzi, uno spazio sulla Terra dove poter vivere bene. E comincia il viaggio di Giacomina. Il primo posto in cui Giacomina va è la città. Non conosceva la città e scopre che nella città non si sta bene. L'aria è inquinata. Io posso anche fermarmi qua e continuare dopo. Attendiamo la continuazione dopo, in un altro intermezzo. Nel frattempo invito il monaco Tenzin Kenze, perché mi spiace che il 3, anche i numeri hanno un certo significato, mi spiace vedere la sedia vuota, quindi vorrei invitarla ad occuparla, mentre lascio la parola invece ad un amico di anni. Non dico di vecchia data perché vecchio... Sì, no. Siamo vecchi, dai. Tanto ci accomuniamo insieme, vabbè, dai, ok. Mohsen Moeli, apriamo la parentesi nell'ambito dell'area islamica, ma in particolare Mohsen Moeli è vicario generale della confraternita dei Sufi Gerahi Halveti in Italia. E quindi a loro che hanno accettato l'invito di essere in questa circostanza abbiamo chiesto appunto di esprimersi rispetto proprio a questa tematica, quindi lascio a Mohsen la parola. Grazie. Assalamu alaikum, salam, namaste, tacidele. Io ho preparato qualche cosa da dire, foglio bianco, che corrisponde alla verità. Che cosa è successo alla verità in questi secoli? È stata strappata, massacrata, buttata via per aria. E ognuno di noi trovava un pezzo di quella verità e crede di essere l'unico possessore della verità. Il nostro ruolo in che cosa consiste? Di raccogliere questi fogli insieme, di fare un atto di magia, far sì che il foglio sia tutto bianco di nuovo, per ricostruire la faccia di un bambino che ci aiuta a ricostruire questo puzzle, che sarebbe la verità divisa fra tanti, dove ognuno crede di essere l'unico possessore, a volte anche per ignoranza, a volte per arroganza, e a volte anche forse perché intende fare qualcosa per l'umanità. Ma il problema che mi disturba un po' è che noi diamo spesso la colpa alla religione e per questo diciamo dialogo interreligioso. È già tanto che non diciamo multireligioso perché c'è la staticità, mentre interreligioso c'è uno scambio e una dinamicità fra le diverse aree religiose. E questa dinamicità ci aiuta a capirci l'uno l'altro. Mi piace il titolo quando dice nutrimento delle coscienze. Allora, in questo caso vorrei usare anche delle regole. Prima di tutto, diciamo, questa coscienza non consiste nel volgere il proprio volto verso Oriente o verso Occidente. La coscienza, cioè questa religiosità, consiste nel dare dei propri beni ai parenti, agli orfani, agli indigeni, ai viaggiatori, ai mendicanti e via di seguito. Questo è il tema più o meno di questa Expo che noi stiamo vivendo. E in questo caso ognuno chiama l'altro in un modo, l'appartenente a un'area religiosa. A volte viene chiamato laico, poi ateo,
non credente, miscredente, scettico, senza Dio, negatore, associatore, fuorviato, infedele, idolatra, gente del libro, eretico, agnostico e più ne abbiamo più ne mettiamo. In questo caso il ruolo dei religiosi, perché le religioni non sono in guerra fra di loro, sono gli esseri umani che mettono in pratica quello che sanno della propria religione o quello che non sanno. E il ruolo di noi, chiamiamoci religiosi, diciamo, tu non camminare davanti a me, perché io non ti posso magari seguire, non camminare dietro di me, potrei non esserti di guida, ma cammina al mio fianco. Così, lavorando insieme, noi possiamo andare avanti e superare tutti gli ostacoli che possiamo avere. La questione principale in questi casi è di dimenticare una frase che possiamo generalizzarla a tutte le aree religiose. Ex ecclesia nulla salus, all'infuori della Chiesa non c'è nessuna salvezza. Non è vero. Io dico Chiesa, che sia sinagoga, che sia moschea, che sia pagoda, che sia qualsiasi cosa. Ragion per cui noi dobbiamo, in un certo senso, relativizzare le nostre certezze. E lo ripeto perché a me piace usare questo termine, relativizzare, la uso nel senso inglese, relative vuol dire parente, vuol dire che tu stai trattando con tuo fratello. E il vettore dei nostri pensieri è la lingua. Dobbiamo prima di tutto purificare il nostro linguaggio. Io questo chiedo generalmente spesso ai giornalisti, di cercare di evitare di mettere le connotazioni etniche e religiose nei titoli degli articoli che hanno, mettendo il musulmano fa quello, il tunisino fa quello, l'algerino fa quello, il pakistano. Questo non aggiunge niente alla notizia, anzi ci toglie il fondo e indirizzi verso la divisione nell'ambito della società. Noi sufi diciamo che abbiamo dentro di noi due lupi. Il primo lupo viene rinforzato dall'invidia, dal sospetto, dall'odio, della sovversione, della cattiveria, dell'imbroglio, dell'ingordigia, dell'avidità. E l'altro lupo viene nutrito con l'amore, con la tolleranza, la pietà, la misericordia, la pazienza, l'aiuto, l'assistenza, eccetera. E allora l'allievo chiede al maestro: qual è dei due lupi che vince? Quello che nutriamo meglio, quello che curiamo di più. E questa è la coscienza fra gli esseri umani che dobbiamo fare. Cosa dobbiamo fare noi, sedicenti uomini religiosi o maestri o quello che volete? Dobbiamo comportarci in diversi modi, da artigiano, da scienziato e da artista. Perché dico da artigiano? Perché quando noi entriamo in una bottega di un artigiano, non troviamo le cose fatte in serie, troviamo oggetto per oggetto e vengono trattati singolarmente. E così quando noi parliamo con l'altra persona non possiamo usare lo stesso linguaggio, la stessa tecnica, lo stesso metodo, gli stessi principi. E dobbiamo, man mano che andiamo avanti, cambiare dialogo, cambiare modo di dialogare. Poi dobbiamo comportarci da scienziati, perché lo scienziato non fa altro che sperimentare. E questa sperimentazione gli permette di progredire per il bene dell'umanità, per il bene della collettività. Ma soprattutto dobbiamo essere artisti, perché il modo di vedere, qualche volta che rasenta la pazzia, qualche volta diciamo le matte, e sì, questa nostra pazzia ci permette di andare avanti, di raccogliere la gente, di non farle scappare. E in questo caso si parla di dialogo. E va bene, il dialogo purtroppo spesso viene considerato come punto di arrivo, mentre in realtà non è altro che un punto di partenza che in tantissime situazioni non l'abbiamo ancora raggiunto, perché non abbiamo ancora stabilito quali sono le regole che permettono a tutti di dialogare con tutti un po' per volta.
Il dialogo implica anzitutto l'accettazione delle diversità. Uno, e lì c'è tanto da dire. Poi abbiamo l'uguaglianza. Tu, come ho detto, non puoi andarmi davanti o non puoi andarmi dietro, devi camminare al mio fianco, così affrontiamo tutto insieme. E in questo caso, a me piace spesso ripetere quella frase che dico spesso, amo la preposizione con vivere, vivere insieme, condividere, dividere insieme, con piacere, anche piacere insieme, eccetera, per arrivare a convincere, vuol dire vincere insieme. E questa uguaglianza porta anche alla scelta dell'interlocutore. Spesso noi abbiamo degli interlocutori che rappresentano solo se stessi, pieni di se stessi, non accettano il dialogo, non accettano il confronto e si comportano non per conoscenza della propria fede, ma per ignoranza più che altro. E la cosa principale è d'essere convinto di non essere e di non avere una verità valida sempre e per tutti. Mi viene in mente una frase celebre di Madre Teresa di Calcutta che dice: amo tutte le religioni, ma sono innamorata di una sola. Ma quell'innamoramento non esclude l'amore degli altri. Una volta avevo detto che il verbo amare è di difficile coniugazione, perché il presente non è indicativo, il passato non è semplice, il futuro non può essere che al condizionale. E parlando di estremismi, sì, c'è Boko Haram, ma dall'altra parte c'è anche Lord Army Resistance, la resistenza, l'armata della resistenza divina o di Dio, via di seguito. E a queste persone io dico che soprattutto per ignoranza della propria fede, che per amore della propria fede che lo dicono, e quando dicono che uccidono nomi di Dio sono bugiardi perché Dio lo può fare da solo. Ma la gravità è la cosa che pesa, che quando Dio si mette dietro un vessillo, dietro una bandiera, dentro uno standardo, succedono le tragedie. E loro chiamano queste guerre di religioni. Alcuni li chiamano jihad, ma jihad non è mai stato tradotto come guerra di religione, bensì sforzo. E lo sforzo maggiore è quando noi lottiamo contro le nostre coscienze, contro il nostro ego. E una battaglia contro il proprio ego non è mai vinta per sempre. E per non andare oltre, perché il tempo è illimitato e non voglio... Io dico due cose. Noi diciamo Dio è bello e ama la bellezza. Chiamatelo Dio, Boh, Adonai, l'essere supremo, l'ombra che cammina, quello che volete, chiamatelo come volete. Quando dici Dio è bello e ama la bellezza, c'è quello che serve per tutta l'umanità. Dio, la bellezza e l'amore. Compiendo le nostre azioni, tenendo presente questa frase, eviteremo all'umanità tantissime disgrazie. Concludendo, leggo una quartina di Jalal al-Din Rumi, il capo della nostra, diciamo il fondatore della nostra confraternita dei Mevlevi, dei dervisci roteanti, diceva, ed era una quartina incisa sulla porta del suo mausoleo che si trova a Konya. Vieni, chiunque tu sia, vieni, anche se hai infranto una promessa 100 volte, vieni. La nostra casa non è la casa della disperazione. Vieni. Grazie. Grazie molte Moshen per il tuo intervento. No, ti prego, rimani pure se non ti dispiace. No, rimani pure, così completiamo il numero 3. Non si svuota il campo. E adesso lascio la parola, ringraziandolo naturalmente di essere con noi, il monaco buddista Tenzin Kenze, ho pronunciato giusto? Esatto. Ok? Dell'Istituto Gepelling di Milano. Prego. Grazie. Grazie dell'invito e grazie a voi tutti che siete intervenuti. Potrei andare avanti a dire grazie per tantissime
Non si sente? Sì. Potrei dire grazie per tantissime ragioni, per le cose bellissime che ho sentito fino adesso, in tutte le occasioni dove ho avuto modo di partecipare a temi a carattere dialogo interreligioso, scambio di opinioni, energie, condivisioni, mi sono sempre trovato benissimo con tutti i rappresentanti di tutte le tradizioni spirituali, e non voglio chiamarle religiosi per non privilegiare alcune e discriminarne altre, tutte le tradizioni spirituali. Mi piace moltissimo, non ho trovato strano di vedere delle offerte di acqua. Io le ho riconosciute subito come buddista, come offerte di acqua. Ogni buddista tibetano, quando si alza la mattina, ha svuotato la sera precedente le coppette dell'acqua e le riempie la mattina dopo con acqua fresca e pura. Quando lo fa, è un rituale per rinnovare ogni giorno l'intenzione di ripulire la propria coscienza e ogni giorno predisporla ad accettare tutto quello che succede, a non avere pregiudizi, a non farsi ingannare dal suo modo di guardare e interpretare la realtà, giudicarlo obiettivo, quindi come status che non appartiene a me ma a quello che io afferro, vedo, e di conseguenza comportarmi. E faccio delle cose orribili facendo così, perché imputo delle qualità o dei difetti a quello che vedo esterno a me, mentre quello che devo fare è lavorare su di me. La mente cambia con, mi rifaccio all'esempio, quello dei due lupi, dell'amico Sufi. La nostra mente si specializza e quindi noi privilegiamo il lupo a secondo della quantità di tempo che noi gli dedichiamo a lavorare in una certa direzione. Questo in senso anche neurobiologico specializza certe aree del cervello che diventano predominanti rispetto ad altre. Ecco che allora, se l'uomo nel corso della storia, anche oggigiorno, ma voglio dire guardiamola anche in prospettiva nel corso della storia, ha dato molta importanza a un aspetto materiale, noi pensiamo che il mondo sia anzitutto un insieme di cose che hanno una preminenza materiale, quindi è necessario che noi ci dedichiamo a tutto questo, è necessario che noi facciamo questo, è necessario che noi diamo importanza all'economia, è necessario. Sembra che questa necessità esista a prescindere da noi e noi ci assoggettiamo a questa necessità, cioè non possiamo farne a meno, di fatto l'abbiamo creata noi. Noi abbiamo creato il confronto tra ciò che è religioso, spirituale e ciò che è laico, ateo. Questo è una nostra attribuzione. Noi in Occidente siamo un po' figli dell'illuminismo che aveva delle buone intenzioni, ma poi il risultato non è stato così eccellente. Nel senso, volendo affrancare la coscienza dei pensatori e dei filosofi da una deformazione dovuta a una chiesa non propriamente etica degli anni e dei secoli anteriori all'illuminismo, ha voluto affrancarsi da questo, cioè prendere un po' le distanze, ma doveva essere una distanza di sicurezza, non era un rifiuto, no? Però col tempo si è creata questa contrapposizione per cui chi è religioso appartiene a una specie, chi non è religioso appartiene a un'altra, come visto da chi non è religioso, chi è religioso è già viziato all'origine da una forma mentis per cui lo conduce sempre lontano dalla realtà concreta, mentre è con i piedi calati nella realtà concreta chi non è viziato da questo pensiero religioso, perché se no crede in Buddha, crede in Allah, crede in Maometto, crede, cioè come se fosse viziato all'origine da questa cosa. Questo è per farvi capire quanti errori noi tutti ci portiamo dietro nella storia e li viviamo ancora oggi. Ma oggi viviamo un'epoca straordinariamente fortunata, siamo portatori e spero contagiosi di amore, di compassione, di fratellanza, di accettazione, siamo l'esempio più chiaro di biodiversità.
Noi siamo tutti diversi nell'essere una cosa sola. Questo è difficile da accettare, ma il percorso che dobbiamo fare, come diceva Giuseppe Calì, è usare la scala della razionalità per arrivare a sviluppare dentro di noi una sensazione che deve essere non razionale. La scala, il metodo è razionale. Quello che poi si arriva è una sperimentazione, cioè la tua coscienza cambia e sperimenta un nuovo modo di essere. Se vuoi essere amore, come San Francesco, non puoi ragionare in modo speculativo. D'altra parte ti serve studiare Marco Aurelio, Platone, i filosofi Schopenhauer o Feuerbach, di cui non conoscevo questo aspetto quasi buddista, che mi è piaciuto tantissimo. Non confondiamo il mezzo con il fine. Abbiamo bisogno di trasformare la nostra coscienza e per farlo dobbiamo usare un metodo. Mi rifaccio a tanti pezzi, rubo qua e là, no? Dobbiamo usare una metodologia per dare una direzione, per costringere la nostra coscienza a uscire da un ambito disordinato, dove si fa ingannare, dove si fa distrarre da mille cose, perché lo scopo di chi ci vuole ammaestrati a dovere è quello di darci sempre distrazioni che ci incantano, come se fossimo tossicomani che hanno bisogno costantemente di informazioni nuove, di cose di l'ultimo questo, l'ultimo modello, l'ultimo questo. Sembra che non si può fare a meno di tutta questa cosa. La nostra mente, il nostro cervello si è assuefatto a questa esigenza di necessità e di novità e noi non riusciamo più semplicemente a passeggiare piedi nudi sull'erba con un amico a fianco. In silenzio, con un'amica a fianco, in silenzio, con il tuo cane a fianco, in silenzio, godendo della gioia della vita, la cosa più sacra che c'è e che noi sperimentiamo se lasciamo andare il dialogo disturbante, concettuale, discorsivo e entriamo in uno stato, chiamiamolo meditativo, ma non è da riscoprire, è già in noi. Dobbiamo solo disintossicarci e lasciare che dal nostro profondo, dal nostro cuore, sorga la nostra vera natura, preziosa, unica, incredibile. Poi viene declinato questo percorso di riscoperta di noi stessi in tantissimi splendidi modi a secondo dei paesi, delle latitudini, delle tradizioni, delle tribù, delle... Ci sono percorsi spirituali splendidi e tutti sono validissimi. Perché? Perché vogliono riscattare l'uomo dal suo essere lupo che si attacca a cose negative che hanno sempre a che fare con un io, con un ego che presupponendo vuole, desidera, conquista, afferra, lo vuole suo. Ne vuole godere, gli piace sentirsi protagonista e gli piace sperimentare questo ruolo di padrone dei propri sensi e padrone che può scegliere l'oggetto del quale trarre beneficio. Al contrario, essere Dio che condanna e giudica l'altro nemico da allontanare da sé. Non ti voglio, mi dà fastidio, cioè, perché sei bianco, nero, giallo, verde, cioè qualunque cosa, ma è un motivo per esprimere il mio non volerti. È un giudizio, come se dal momento che lo posso pensare, io sia legittimato a farlo, non rendendosi conto che noi cadiamo in un errore catastrofico, nel nostro peccato mortale per eccellenza. Quello che sembra libero arbitrio, di fatto diventa la nostra condanna se è usata male. Libero arbitrio è una potenzialità, deve andare sempre verso qualcosa di etico, perché la nostra natura è divina. E la negheremmo se andassimo nella direzione contraria e faremmo un gioco che alla fine ci porta a guardarci tutti con sospetto, a difendere il proprio privato, a difendere... Perché questo? Perché dentro di me coltiviamo un lupo nemico che si chiama io ego. Questo per il fatto che risiede, perdonatemi se a volte uso queste
risiede all'interno di un corpo che necessariamente è separato da uno spazio fisico dall'altro, io imputo che il mio io, essere Cesare, sia separato da lui. È separato il corpo fisico. Come può essere separato una cosa che non ha spazio fisico? Come può essere separata una cosa immateriale che è dovunque? Con la mente tu puoi pensare a cose che non sono qui. Puoi pensare al passato, al presente, al futuro, costruire, poi immaginare. Poi è un mondo la tua coscienza. Questo non ha limiti. Ed è collegata con tutto. Siamo parte di un tutto. Quindi come posso io pensare che sono separato da lui? Io posso percepire la sua gioia o la sua tristezza, posso capire l'amore e sentirlo, l'amore nelle sue parole, posso sentire l'essere tranquillo, al suo posto, o il suo disagio. Questo non viaggia attraverso il fisico, no? Viaggia attraverso lo psichico. Quindi come posso pensare di essere separato dagli altri? Questa ignoranza fondamentale è terrificante. Terrificante, mi fa sentire separato, quindi mi viene da pensare che io non dipendo da lui. Quello che faccio, lo faccio per me, io lo faccio, ma di fatto tu da solo non sei niente. È come se una cellula del tuo corpo a un certo punto pensasse di non essere parte di un tutto, si chiama tumore, cioè è andato fuori di testa, ok? La parola chiave stupenda che c'è, armonia, un modo in alcune tradizioni per chiamare Dio è suprema armonia, vuol dire non c'è contrasto, tutto si sposa in un fluire, in un cambiamento continuo dove tutto è collegato, noi diremmo da una infinita serie di cause e condizioni che ci legano tutti quanti in un divenire in cui tutti siamo collegati. Abbiamo mille riferimenti, dalla letteratura un po' degli anni Freak alla Castaneda, il tonale, il Nagual, il sentirsi in una terra dove siamo tutti separati dal contesto o dove siamo nel contesto. Noi siamo il contesto e lo sperimentiamo, possiamo sperimentarlo come? Liberando la nostra coscienza da questo inganno che, supponendo che esista un io indipendente che esiste per suo conto, che è sempre lì ed è sempre uguale nonostante io sia cambiato, sia diventato monaco, ma io quando faccio riferimento al mio ego, al mio io, quell'io sembra che è lì immutato. Si è solo arricchito, ma è sempre lui, cioè, come se esistesse indipendentemente dal tutto. Questo ritenersi separato dal tutto sorge spontaneamente, noi lo percepiamo, lo proiettiamo sul resto e pensiamo di essere una parte scollegata dal resto e quindi di andare dalla propria parte, come una macchina impazzita che viaggia nel traffico perché io devo andare, perché io devo andare, perché io devo andare. E questa è la follia del mondo. Quando invece c'è tempo per calmare questo lupo cattivo, lasciare emergere in noi la nostra natura luminosa, divina, scopriamo che questo passa solo al comunicare con gli altri. Da soli noi non saremmo niente, da soli noi non siamo niente. Non potremmo mangiare, non potremmo vestire, non potrei neanche parlare col microfono se un tecnico non l'avesse fatto. Dipendiamo tutti gli uni dagli altri e dallo scambio non può che venire una ricchezza straordinaria. Nel buddismo si dice l'unica via che ti libera veramente è la compassione. La compassione è molto vicina alla pietas, è quel sentimento di empatia per il quale tu sei pervaso continuamente da ciò che pervade l'animo degli altri. E lo senti così tanto, per cui la sofferenza degli altri diventa una sofferenza insopportabile per te stesso. E quindi decidi di fare qualche cosa, perché non puoi accettare che qualcun altro soffra, in qualunque modo.
ma la sofferenza peggiore è la schiavitù mentale del pensare che il problema non c'è. Ecco che allora bisogna nell'accettazione fare tutti quanti un piccolo sforzo per far maturare la propria coscienza e, iniziando dal prendere per mano chi sta vicino a te, essere sorridenti ogni momento della giornata. La rivoluzione si fa momento per momento. Quando ti alzi la mattina, cerca di svegliarti di buon umore. Cambia la tua vita da quel momento, decidilo, libero arbitrio, quel momento. Sii gentile col tuo cane quando lo porti fuori, prenditi il tuo tempo, saluta l'edicolante, non arrabbiarti se non trovi parcheggio, ringrazia che hai un lavoro, ringrazia del cibo che qualcuno ha coltivato e tu puoi comprarlo, di chi ti dà un lavoro o di chi, privandoti del lavoro, ti ha fatto capire che poi non si vive di solo lavoro. Grazie a tutti. Beh, mi viene così molto istintivamente da dire grazie per questo nutrimento a entrambi. Questo è proprio, come dire, acqua viva, nutrimento proprio per quella che a me piace definire davvero questa nostra natura divina o natura originale, qualcosa, è un imprinting che c'è in noi che va rispolverato sicuramente. Grazie molte.